Dirla nei termini di Luca Ricolfi. Luca Ricolfi fa una distinzione molto intelligente, tra l'altro, che è nella tradizione dell'economia, poi si è un po' dimenticata, che è quella tra una cosa che lui chiama PIL mercato, e cioè quella ricchezza prodotta dal lavoro e dalle imprese. Dai contadini. Esatto, poi adesso arriviamo ai contadini, ma comunque la ricchezza vera, quella che si produce lavorando, no? E il PIL pubblica amministrazione, lui lo chiama così, si potrebbero chiamare anche PIL primario, quello vero, e PIL derivato, perché il PIL che produce la pubblica amministrazione in realtà sono risorse estratte dalla produzione e date alla pubblica amministrazione per fare i suoi compiti. Allora, ci sono aree di questo paese, per esempio la Calabria, tanto per prendere sempre la solita, in cui il PIL pubblico, fondamentalmente fatto di spesa pubblica, rappresenta il 60% del PIL. Vuol dire che sono regioni che non producono niente in termini di poco, in termini di PIL reale, di PIL dato da lavoro. E allora se abbiamo 20-25 milioni di persone, territori con 20-25 milioni di persone che fondamentalmente non producono nulla, com'è che pensiamo di mantenere gli standard di vita che abbiamo, di qualità, di tenore che abbiamo, se non ricorrendo al saccheggio sistematico di chi invece li produce, no? Questo è il problema, è vero. E questo è il problema dove la questione diventa politica, il punto dove la questione diventa politica, no? O dovrebbe diventare politica, perché giustamente voi osservate qui c'è un vuoto invece, una difficoltà enorme a fare riferimento a questa analisi pragmatica, diciamo concreta, empirica, e a farne una questione politica. Per diversi motivi la sinistra, il centrodestra, nelle regioni diciamo produttive hanno i loro limiti, i loro stop, e voi fate anche una riflessione a proposito dello stesso ruolo della Lega Nord, no? Nel capitolo centrale dove si parla appunto di questione settentrionale come questione politica. Vogliamo poi riassumerla molto velocemente, perché poi mi piacerebbe invece andare anche a parlare, non so però se abbiamo ancora tempo, in base ai suoi impegni per fare una chiacchierata, a parlare appunto della distinzione fondamentale che dà il titolo al libro, quella fra Luigini e contadini. Voi fate anche qualche esempio concreto che è utile, certo, credo, per capire la questione. Però insomma, dal punto di vista politico, qual è lo sguardo d'insieme? Avendo analizzato... Allora, lo riassumo molto sì, rapidamente. Di fronte a tutti questi dati, appunto, la nostra domanda è stata: ma perché qui nessuno si... perché tutti accettano supinamente questa condizione qua? Perché poi questi dati si sanno, sui giornali ogni tanto escono, poco, ma escono. Ecco, allora abbiamo cominciato a dire, la politica che cosa fa? Beh, allora siamo partiti dalla sinistra. La sinistra, diciamo, dopo l'89, il crollo del muro, fondamentalmente non è stata più in grado di elaborare un pensiero autonomo, e ci si aspettava, voglio dire, legittimamente dalla sinistra che questa questione fosse una questione. Io ricordo uno slogan in piena epoca sovietica stalinista, tanto per dire, che era, si usava anche nel Partito Comunista, se qua in Italia, chi non lavora non mangia, era uno slogan, no? Questa è una questione di principio, perché la sinistra del lavoro vero ha sempre fatto ovviamente il suo fuoco centrale di interesse, e del parassitismo e delle ruberie ha fatto sempre i suoi nemici. Allora, perché la sinistra non si è posta questa questione? Questa questione non si è posta perché dopo l'89, fondamentalmente, crolla tutto e non è più in grado di elaborare nessun pensiero autonomo. Si riduce a difendere quei pochi, soprattutto del pubblico impiego, dove prende un po' di voti li prende anche nelle regioni del centro-sud, Bassolino, Loiero, ce li ricordiamo tutti, e finisce di svolgere quel suo compito qua nelle regioni del nord produttive. L'impresa tra l'altro dismette le grandi fabbriche e si trasforma in tante piccole medie imprese, dove è molto più difficile anche operativamente fare politica, eccetera. A sinistra salta. Poi abbiamo detto, e in Lombardia il ceto politico prevalente del centrodestra, quello che ha governato dal 96 a oggi, cioè Formigoni, dal 95, perdono, oggi Formigoni, cosa fa? E perché lì dentro, nella Compagnia delle Opere, sicuramente ci sono tantissime brave persone che lavorano, si occupano di terzo settore, poi ci arriviamo, ma contadini, cosa succede? Lì abbiamo evidenziato, se non altro, un grossissimo deficit culturale.
Cioè, quello che non riesce, non è riuscita mai a fare la classe dirigente lombarda, e qui c'è dentro anche la Lega, è quella di collocare questa regione che vale uno Stato europeo, perché la Lombardia in termini di popolazione, in termini di PIL, non ha nulla da invidiare alla stragrande maggioranza degli stati di medie dimensioni in Europa, il Belgio, l'Olanda, la Svezia, chi vogliamo, no? L'Austria, la Svizzera, no? Non è mai riuscita a collocare questa regione in un discorso europeo e non solo banalmente nazionale. La riprova è che sistematicamente il presidente di questa regione prova ad andare a Roma, sistematicamente non ci riesce, e noi continuiamo a essere subalterni alle logiche politiche fondamentalmente del centro, senza essere in grado invece di connetterci col livello vero, e che meriterebbe questa regione, questa come il Veneto o come l'Emilia, che meriterebbe, che è quella europea. Terzo attore, naturalmente siamo andati a prendere la Lega, che è anche un altro partito, vero partito, no? È anzi il partito per definizione, oggi non ce ne sono così ben organizzati come la Lega, fatta di persone che lavorano, fatta di piccoli imprenditori, di artigiani, di insomma, perché la Lega ci prova. La Lega ci prova, ma vuoi da un lato per debolezze anche lì dal punto di vista, come dire, della strategia un pochino più alta. Vogliamo davvero rendere questi territori, come era originariamente nell'intenzione della Lega, autonomi? È chiaro che non possiamo farli se alle spalle non abbiamo l'appoggio di qualche grande potenza europea. Chi è nella Lega che va tutti i giorni alla cancelleria di Berlino piuttosto che non a Parigi, piuttosto che non appunto a Bruxelles, a costruire quell'insieme di relazioni, di contatti che servono per rendere davvero autonomi questi territori? Perché se pensiamo di batterci contro tutto il resto d'Italia da soli, abbiamo perso in partenza, se quello è l'obiettivo. Ecco, tra l'altro voi a un certo punto scrivete anche, non sarebbe male, diciamo, un tutoraggio dei paesi del nord, della Germania per esempio, tra virgolette uso la parola tutoraggio. Ma certo, ma voglio dire, anche Emilio parlava di questo, non è che ce lo siamo inventati la sera alla mattina, ma perché è nella storia. Questo è un paese a sovranità limitata da sempre, abbiamo perso la seconda guerra mondiale, da lì in poi alcune decisioni non si prendono qua, si prendono altrove. No. Allora, o ci mettiamo in contatto con quell'altrove, oppure se pensiamo di risolverci tra di noi. La Lombardia guarda troppo a Roma, voi scrivete troppo poco al di là delle Alpi. Esatto, insomma. Questo è il punto, sì, del riassunto. E allora qui arriviamo a una riclassificazione di questo intero panorama, diciamo, economico, produttivo, ma anche politico italiano in altri termini. E qui irrompono nel libro le due categorie, dei Luigini e dei contadini. Allora, le vogliamo definire sinteticamente, perché esatto. Qui abbiamo una chiave di lettura di questa realtà. Esatto. Allora, fatto il passaggio sulle forze politiche, abbiamo provato a porci la questione delle forze sociali, no? Di questi territori. Perché i rappresentanti dell'impresa, i rappresentanti del lavoro, le camere di commercio, perché nessuno si pone questo problema? E lì appunto ci è venuto incontro Carlo Levi con i suoi Luigini e contadini. Adesso non so se riesco a recuperarvi quella frase di Levi, perché era veramente di questo libro di Levi, naturalmente. Ecco, dice, ve la leggo, è brevissima, sì. Dice: io credo che potremmo capire quali sono le due forze o classi o categorie o specie nelle quali si divide l'Italia, contadini e Luigini. Ecco i due movimenti nemici e impenetrabili. Ebbene, chi sono i contadini? Sono prima di tutto i contadini, quelli del sud e quelli del nord, e poi ci sono gli industriali, gli imprenditori, i tecnici, soprattutto quelli della piccola e media industria. Questo è un bel passaggio scritto nel 50, questo libro. E anche qualcuno della grande, non quelli che vivono di protezioni, sussidi, colpi di borsa, mance governative, di furti, di favoritismi, di tariffe doganali, di contingenti, di diritti di importazione, di privilegi corporativi. Gli altri, quelli che sanno creare una fabbrica. Ecco, da queste parole, come noi, abbiamo avuto una sorta di illuminazione e abbiamo detto: ecco perché. Perché qua al nord esiste una classe, un ceto, un gruppo di potere forte che in realtà da questa situazione trae enormi benefici. Questi sono i Luigini. Chi sono? Ve lo dico molto banalmente. Se io ho, non faccio nomi, ma... Ecco, il libro era L'orologio, giusto per magari... Era L'orologio, sì. L'orologio di Carlo Levi. Sì. Allora, io sono, diciamo, un tradizionale grande imprenditore industriale che ha fatto anche la storia di questo paese, addirittura dall'Ottocento fino ad oggi.
A un certo punto cosa succede? Sì, sotto il pericolo del debito pubblico come oggi, lo Stato decide di dismettere una serie di attività. Me compro una delle industrie di Stato, magari anche una delle società di servizi dello Stato, meglio dire, società di servizi dello Stato, magari anche ben, tutto sommato ben gestita, me la prendo e siccome le società di servizi dello Stato operano quasi tutte in monopolio o comunque in oligopolio, mi siedo lì, non ho più a che fare con i marosi e i problemi del mercato e della competizione vera, mi siedo lì, incasso le mie bollette, le mie pedaggi, le mie tariffe, insomma, no? E i miei profitti fondamentalmente sono determinati da quanto sono capace io di convincere i parlamentari e il governo a farmi aumentare le mie tariffe. Punto. Diciamo tele come autostrade, tanto ecco, per dire. Vabbè, ecco, due esempi sono esattamente questi, no? Traggono profitto da quello, hanno lasciato la competizione quella vera. Se prendiamo il gruppo Benetton, allora adesso per fare nomi, e noi nel libro l'abbiamo... Certo, l'abbiamo citate messo. Il caso proprio di Benetton. Citiamo il caso. Allora, sono dentro, nelle autostrade naturalmente, sono usciti solo recentemente da Telecom. Sono dentro all'Italia i famosi, come si chiamano? Salvatori della Patria. Quello che è, esatto, quella roba lì. Sono dentro nelle grandi stazioni, sono negli aeroporti, sono ovunque. Questi cosa fanno veramente? Fanno quel lavoro lì, stanno lì e staccano dei pedaggi, punto. Pagando allo Stato concessioni ridicole, peraltro. Concessioni ridicole e in più tartassando ovviamente gli utenti. Voi vedete la storia degli aeroporti di Roma, tanto per dirvene una. Questi se li sono comprati, questi erano anche romiti, per fare un altro nome. Se li sono presi, hanno messo tutti gli utili in dividendi, zero in investimenti, e gli aeroporti sono ridotti come sono ridotti. Questo è il lavoro che hanno fatto i famosi privati, in alcuni casi, in altri poi sono stati bravissimi, per carità, non voglio generalizzare, però ci sono certamente alcune forze che sono presenti qui al nord, che in questa situazione, come dire, ci sguazzano. Allora cominciamo a rompere, oltre che, anche perché, scusate, mi sono dimenticato prima, sui numeri dell'Italia, parlare di nord è un pochino troppo generoso, parliamo di Lombardia, di Veneto, di Emilia, un po' di Piemonte, ma poi ci sono altri che sono messi non proprio bene, e si rompe l'unità territoriale. Qui rompiamo l'unità politica. Dire nord così non significa nulla, andiamo a vedere chi è il nord. È come dire Italia per certi versi. Esatto, no? Esatto, andiamo a vedere chi è. E allora, dall'altra parte chi ci sta? Ah, naturalmente abbiamo fatto una casistica enorme, come dire, di strumenti con cui alcune imprese o alcuni soggetti, non necessariamente solo le imprese, estraggono quelli che abbiamo chiamato extra profitti, cioè non profitti che sono legittimi, ma extra profitti, cioè qualcosa di un po' di più di quello che sarebbe legittimo, e sono appunto aumenti tariffari non giustificati da investimenti o miglioramenti della qualità del servizio. Possono essere, pensate alle banche, altra cosa privatizzata, certo, a come massacrano i propri clienti, particolarmente quelli piccoli, perché naturalmente se tu hai il rapporto col presidente della banca e hai bisogno di 1 miliardo di euro, tiri sul telefono e te lo dà, ma se tu sei il piccolo chiami e ti rimbalzano, anzi ti dicono di rientrare di quei 4 spiccioli che magari ti hanno dato prima. Pensiamo alle banche, e le abbiamo messe. Ecco, ci sono tanti sistemi con ai fornitori. Pensiamo ai ritardi nei fornitori, perché si parla sempre dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione, e anche lì, se si regionalizzasse il discorso, cioè ci sono regioni in cui per esempio la sanità paga tutto sommato in tempi ragionevoli, ci sono altre dove paga in anni, no? E quindi anche lì si dovrebbe distinguere. E poi forse dovremmo ricordarci anche di quello che fanno grandi imprese nei confronti dei piccoli fornitori, perché quando io, piccolo fornitore, faccio un contratto con un grande e questo mi dice che mi pagherà sì, forse magari a 90-120 giorni, poi magari non paga, cosa faccio? Vado in tribunale, perdo. No? Questa sorta di vessazione non è solo compiuta dallo Stato nei confronti delle imprese, è compiuta anche tra imprese, certo, grandi contro piccole. Per esempio, altro capitolo che voi toccate, il ruolo dei Luigini, cioè dei parassiti, diciamo, definiamoli un po' così, rispetto anche al mercato del lavoro, cioè la precarizzazione cosiddetta del mercato del lavoro o flessibilità ha i suoi costi, diciamo, e quindi i suoi extra profitti per i parassiti. Naturale, perché quella è stata un'altra operazione negli anni 90, ed erano i governi di centrosinistra, ci terrei a sottolineare, mica Berlusconi. Si parlava di flessibilità, della manna dal cielo, sembrava, no?
Infatti la prima atto forte di introduzione di flessibilità è stato il pacchetto Treu, con l'invenzione